Io ringrazio gli organizzatori per l'invito, specialmente Franco Manni. Prima ho detto come battuta venendo, ma non era proprio una battuta, ho detto potremmo anche andare, appunto, dato che non c'era quasi nessuno all'inizio, ho detto potremmo quasi andare tutti appunto in Piazza della Loggia e partecipare al picchetto, ma comunque, la dico così. A me tocca fare questo, cioè discutere l'altro presupposto filosofico del comunismo, o meglio, diciamo francamente, dopo che tutti hanno visto un asse Hegel-Marx, a un certo punto, a fine 800, nasce un asse Kant-Marx. Ecco, questo è il punto forte. Ed è un asse particolare, complesso e per certi aspetti inquietante e problematico. Perché? Perché allora, quando nasce quest'asse, si parla apertamente di crisi del marxismo. È il tempo della Seconda Internazionale, della fase calante della Seconda Internazionale. E quindi è la crisi di un quadro canonico basato sulla visione di uno sviluppo storico assolutamente lineare, di una concezione, si diceva allora, economicistica della politica. E quindi si pensava che ormai, dato che il famoso dualismo tra i pochi che hanno il potere e hanno i denari, e la maggior parte non ha né l'uno né l'altro, appunto questa forbice che si diceva allora così, si andava a divaricarsi, e invece questa forbice andava restringendosi. Allora su questa cosa c'è stato chi come Croce ha parlato di crisi del marxismo teorico, ma ancor meglio ci sono due punti delicati, cioè l'incontro tra lo Zurück auf Kant, il ritorno a Kant, come si diceva allora, legato a questa grande scuola filosofica di Marburgo, in cui il punto di riferimento era Hermann Cohen, un grandissimo personaggio socialista. Tutti questi signori erano tutti ebrei e socialisti. Ecco, a questo punto si hanno due vie. Una prima via è il ritorno a Kant attraverso, se possiamo dire, un primato dell'etico politico, ed è Eduard Bernstein, personaggio terribile, e il revisionista con la R maiuscola, mangio la parola, sappiamo tutti che è abusata, io ne ho piena le scatole di sentirla sempre in continuazione, ma comunque ad ogni modo ci sta Bernstein, che è il revisionista con la R maggiore, con la R grossa, è colui che però ci lascia insegnamenti enormi. E dall'altra parte però ci sta chi del ritorno a Kant fa ben altro uso. Il riferimento preciso è a chi? All'austromarxismo. Ecco perché l'austromarxismo. A meglio ancora, secondo taluni, a una parte l'austromarxismo, che è un qualcosa di estremamente complesso, non è così semplice. Addirittura c'è chi parla di una ricomposizione attivistica delle forme della soggettività. Tra gli austromarxisti, uno grosso personaggio, forse uno dei marxisti più originali, non lo dico io, che ci sono stati, è appunto Max Adler. Ma cerchiamo di capirci. Cosa significa lo Zurück auf Kant? Significa che si rompe il fondo cosmologico hegeliano. Io vado molto sul veloce su questa cosa, ma la questione è estremamente complessa. Si rompe questo sfondo e si è un rapporto nuovo tra sapere e dominio, tra intellettuali e politica. C'è quella che viene chiamata, dato che è il tempo di Max Weber, nell'età della valutatività, viene chiamata l'unificazione per scissione. Ecco. E si estende e si generalizza un tipo di società dove uno viene giustificata la separazione dei produttori dai mezzi di produzione. Andiamo avanti su questa cosa, significa in sostanza che cosa? Avviene quella che viene chiamata scissione tra mezzi e fine, che qui significa scissione tra economia e politica, fondamentale per tenere lontani i produttori dalla riappropriazione degli strumenti della produzione e la direzione dello Stato e della società. In effetti la scienza, rimessa sulla scena, secondo una certa interpretazione del neocantismo, significa in sostanza specialistica conoscenza dei mezzi e della tecnica per il dominio del mondo, cioè un sapere organizzato in dominio. Allora che succede? Questa crisi, questa forma scissa di economia e politica, di teoria e prassi se vogliamo, diviene una sorta di crisi del lavoro intellettuale, che è un aspetto forte di questa unificazione per scissione. E di questo Bernstein è il maggiore interprete. Fin dall'inizio ci sta polemica tra l'austromarxismo appunto e Bernstein, ha cominciato dal capo dell'austromarxismo, questo Victor Adler, non è parente a Max Adler, è il padre invece di Friedrich Adler, che sarà quello che ammazzerà durante la prima guerra mondiale il primo ministro austriaco, in senso di protesta. Gli austriaci rispetto agli altri partiti socialdemocratici che votano i crediti di guerra sono quelli che più rompono il scatto dicendo che non ci uniformiamo a questo, accettano ma poi per via ci ripensano fortemente e affrontano una serie di problemi. Ecco, sono una specie di
di segmento particolare. Allora, ritorniamo un attimo a Bernstein per capire meglio cosa accade. Bernstein dice chiaramente che non è una necessità naturale il socialismo basata sull'economia, ma è il prodotto della coscienza morale e della volontà che essa feconda. Quindi Bernstein attacca con violenza e con veemenza la dialettica, perché è l'elemento infido della dottrina di Marx, che subordina i fatti alle tendenze. Ecco, e sostituisce appunto l'idea di uno sviluppo lento, lineare, indolore, che eviti le contraddizioni fondamentali. Il problema della contraddizione invece è una cosa che gli austronazisti non accettano, questo è il punto forte. Cioè la dialettica, messa da parte abilmente da Bernstein, rimane invece un po' un nodo grosso all'interno del nostro marxismo. È una grossa polemica, c'è chi come Renner, Karl Renner, il professore presidente della Repubblica Austriaca, su questo si uniforma, sia pur criticamente, al discorso che viene dalla SPD, dalla Socialdemocrazia Tedesca, invece altri non ne sono affatto convinti. Ecco il nodo forte. Ma non è soltanto l'unico nodo. Allora, il revisionismo di Bernstein costituisce il tentativo più completo di ricostituire il rapporto tra borghesia e proletariato con l'incontro nel parlamentarismo delle organizzazioni politiche. Ecco, nasce quello che si può chiamare una sorta di volontarismo. Meglio ancora, che esito ha il neocantismo? Porta all'esito di scindere il Marx politico dal Marx scienziato, il marxismo dal socialismo. Cioè il socialismo può fare a meno del marxismo. E allora, la polemica che vede paradossalmente contro Kautsky, difensore dell'ortodossia, e Bernstein, però non esce dal nodo grosso, cioè l'analisi della realtà. In effetti Kautsky rifiuta quasi che una certa evoluzione ci è stata, certi problemi nuovi sono stati posti, e a un certo punto il confronto con Marx della borghesia, cioè con Max Weber, con la valutatività, con appunto tutti questi problemi che Weber pone sulla scena, e con tutte queste questioni a un certo punto sono quasi saltate a pie pari. Perché Bernstein, contrariamente a Kautsky, coglie i mutamenti sostanziali del passaggio dal capitale liberistico a quello monopolistico. In qualche modo al condizionamento della sovrastruttura da parte della struttura, ora invece viene sostituita una sorta di richiesta di iniziativa politica, una scienza politica che sappia comprendere il novum della storia. Bernstein intuisce che è sul terreno della politica che devono avvenire le nuove lotte del movimento operaio, e contro la teoria della proletarizzazione crescente di tutti, difesa da Kautsky, comprende invece la centralità del problema degli intellettuali, in una forma tutta diversa. Bernstein opera quindi, come ho detto, una scissione teoria e prassica, taglia via il marxismo dalla pratica della socialdemocrazia, rinchiude la classe operaia nella fabbrica per certi aspetti, riduce la politica alla passione, quasi crocianamente possiamo dire, ma è Croce che prende esempio da lui, e dilascia, se volete, il punto forte, il rapporto tra movimento e fine, Bewegung e Endziel. Il movimento è tutto, il fine è nulla, cioè il fine si trova volta per volta. Possiamo dire che è quasi il successo della tattica su tutto. Questo è il quadro. Allora, perché l'austromarxismo? C'è un'antinomia costitutiva del sistema capitalistico, e parte da una forma astratta, possiamo dire, e a maggior ragione da quella astrazione che il marginalismo, grossa corrente economica, non a caso austriaca in quel momento, introduce divaricando valore d'uso e valore di scambio. Ecco il problema, un altro dei nodi forti che vengono sulla scena. Quindi attraverso il neocantismo si riapre uno scenario completamente, anche appunto perché i fatti della storia sembrano contraddire le tendenzialità viste dai fondatori, dai padri fondatori. E allora quindi avviene una socializzazione che mette capo ora una crescita della burocratizzazione a tante questioni di questo genere. Ora, per farla breve, il neocantismo, e mi scuserete se io salto una serie di passaggi, il neocantismo presenta i temi teorici che permettono la riunificazione per scissione del conflitto tra essere e dover essere, sapere e volere, realtà e valori. Addirittura Hans Kelsen, grande giurista austriaco, estensore della Costituzione della Prima Repubblica Austriaca, a cui poi a questa Costituzione si è ispirata anche la nostra Costituzione, questo non la si dice, ecco, finisce per Kelsen per definire l'ideologia marxiana una sorta di diritto naturale travestito. Che cosa voleva dire? Intendeva dire alcune questioni abbastanza serie, cioè che entrava definitivamente in crisi, con l'elemento volontaristico, la vecchia figura dell'intellettuale borghese, che era un mediatore di una società civile separata dal dominio politico. Questo cosa connotava?
connotava che c'è una crisi del lavoro intellettuale, che è un aspetto specifico di una riduzione neocantiana della scienza ad ideologia. Ma questo, appunto, provocò le prime reazioni dei teorici dell'austromarxismo. Ma proprio Max Adler notava che la polemica intorno al dogma dell'unità delle scienze intaccava l'unità marxiana di teoria e prassi. Infatti la politica, in quanto non fondata sull'epistemologia, assumeva caratteristiche empiriche e tatticistiche, disponibili a questo punto al metro del relativismo. Cosa significa questo? Che veniva spezzata definitivamente ogni possibilità di scienza del marxismo. E allora, in qualche modo, il revisionismo cosa fa? Pone un'alternativa tra causalità e teleologia, si diceva allora, che è la stessa cosa tra movimento e fine. Da una parte c'è la scienza, dall'altra parte ci sa ogni finalità. Cosa replicano gli austromarxisti a questo? Cioè i teorici dell'austromarxismo? Pongono due problemi seri. Uno è il tema dello Stato. Ecco, il sindaco primo, Corsini, poneva questo problema. L'austromarxismo se lo pone in forma forte, di fronte appunto all'evoluzione della società, di fronte alle critiche dei bernstagliani. Dice, il problema dello Stato non è così facilmente risolvibile, bisogna ripensarci seriamente. Secondo punto, abbastanza serio, è il rapporto tra politica e morale. Ecco il kantismo come invece opera all'interno dell'austromarxismo. Quindi la politica è subordinata alla legge morale, si chiede Adler, o no piuttosto essa a leggi autonome ed indipendenti, tali per cui vi sono forme di agire consentite in politica e proibite invece nella morale? E allora, per questi signori, gli austromarxisti, torna sulla scena il nesso dialettico, torna sulla scena il rapporto appunto tra storia e previsione, una politica fondata sull'indagine scientifica, suturare la scissione. Ma Bernstein aveva visto troppe cose interessanti. Che cosa succede allora? Come si fanno i conti con l'ortodossia per replicare a Bernstein? L'austromarxismo non è inscindibile da che cosa? Dall'aura imperiale, ossia dalla grande cultura austriaca di quel tempo. E si pone non a caso in rapporto con queste cose grosse che tutti noi conosciamo, la Mitteleuropa, di cui ci hanno cantato negli anni scorsi tante cose da Cacciari ad altri, e che tra l'altro partorisce una scuola austriaca di economia politica che dice, appunto, tra l'altro il marginalismo dice, la natura umana non è perfettibile. Questo è il senso di quello che dicono Menger, von Hayek, Benbauer. La risposta dell'austromarxista, tra l'altro l'austromarxismo è un modo di dire ironico, diceva Otto Bauer, uno dei loro esponenti, che usa un pubblicista socialista americano, Budor, per identificarli. Perché? Lo dice per questa questione. Perché in effetti questo fu impiegato, austromarxismo, dai nemici, dagli avversari degli austromarxisti. Perché dal campo borghese si ironizzava sul fatto che fosse una variante del socialismo come bolscevismo rivoluzionario. Cioè vengono chiamati austromarxisti perché loro non sono disponibili a tagliare i ponti con quello che è successo ad est. E questo è un punto forte. Gli austromarxisti, dopo una prima violenta polemica con quello che succede in Unione Sovietica, l'elezione del 17, in cui loro più altro notano il fatto che quello che è successo in Unione Sovietica è qualcosa che non è scritto nel Capitale, ecco, una sorta di rivoluzione contro il capitale, però d'altra parte dopo invece dicono comunque è accaduto, e addirittura Bauer teorizzerà il cosiddetto socialismo dispotico, cioè una fase di socialismo dispotico che però ineluttabilmente metterà a capo a qualcosa di grosso. Ecco, loro hanno fiducia verso quello che succede all'est. Questo è un punto importante, sia Bauer, sia Max Adler, sia altri esponenti di forza. E d'altra parte però, appunto, dal campo comunista, spesso c'è, cioè al campo appunto così dell'est europeo, si fa polemica perché dice che è la più grossa falsificazione riformistica del marxismo. Allora, qual è il nodo? Il nodo va visto che innanzitutto dicendo gli austromarxisti sono un gruppo coeso, cioè non tutti la pensano allo stesso modo, detto prima, ma coeso nel senso che capisco che per rispondere alle problematiche messe in atto da Bernstein bisogna replicare sorvegliando tutti gli aspetti della realtà. Quindi da di loro ci sarà chi si occupa delle nazionalità, Bauer, ma d'altronde siamo in Austria, che è una specie di ONU, e così da loro è visto come un esperimento per riuscire a far mettere insieme le nazionalità. Ci sarà addirittura una cosa bellissima, pensata da Renner, in cui pensava che una riforma dello Stato federale austriaco poteva portare a sostituire al principio della territorialità il principio della personalità. Non c'è tempo per spiegare bene così, ma è estremamente interessante. E d'altra parte c'è chi, come Rudolf Ferding,
che nel suo Das Finanzkapital studia attentamente la teoria del valore lavoro marxiano e vede come reagire appunto alle critiche bernsteiniane e ritemperarla, rivitalizzarla. Allora, in questo contesto così vivo, in cui appunto l'Austria, perché ha questa funzione di ponte tra est ed ovest, potrebbe essere così il punto d'arrivo di una discussione abbastanza seria su quello che è il rapporto tra bolscevismo e socialdemocrazia, ecco, in questo gli austromarxisti finiscono per elaborare una sorta di teoria originale di trasformazione della realtà politica del tempo. Che significa questa teoria originale? La teoria originale, vado anche in questo purtroppo molto velocemente, la teoria originale è che bisogna mettere insieme appunto il portato del kantismo con la dialettica marziana. Questo è lo sforzo che principalmente uno come Max Adler farà. Come avviene questo? Come è possibile che avvenga questo? Gli austromarxisti sono coloro che hanno pensato a una terza via, una dritte weg, tra appunto l'est ed ovest. Sono passati alla storia per questo. Tra l'altro negli anni 70 in Italia ci fu un'attenzione enorme a questa proposta da parte di una determinata di intellettuali dell'allora Partito Comunista. Pensiamo su tutti a Marramao e ad altri autori simili. Però questa cosa assunse, ben presto viene lasciata cadere. Vedremo anche perché. L'austromarxismo è stato il primo a valutare positivamente le trasformazioni politico-sociali proprio di quello che veniva dall'est, dal comunismo russo. Ne permette la comprensione e nello stesso tempo cerca di capirne i limiti. Capirne i limiti perché l'austromarxismo ha fatto già quello che poi avverrà in Russia. Cioè, quando nel 18-19, cioè il 19 con la proclamazione della Repubblica Austriaca, l'austromarxismo va al governo sia pure in condominio con i clericali di Monsignor Seipel, col partito dell'OVP, crea una ramificazione capillare nella società. È una presenza che va dalle cooperative alle scuole popolari, alle scuole operaie. In effetti ha tutto un potere, un dominio completo sulla realtà. È presente dappertutto, crea situazioni diverse, cerca addirittura di operare in condizioni precise. Questo porta addirittura a fare delle scelte complessive importanti. C'è una cosa curiosa che molti dimenticano. Questa scelta tra est e ovest, il fatto appunto una dritte veg, porta a creare una nuova internazionale addirittura. L'austromarxismo crea nel 1921 una sorta di internazionale che fu detta ironicamente due e mezzo, perché tra la seconda e la terza, che raccoglie appunto gli austromarxisti, il partito socialdemocratico indipendente tedesco, che durante la guerra si era rotto con la socialdemocrazia, quindi su posizione di sinistra, e i socialdemocratici svizzeri, tra cui c'era, che erano su posizione di sinistra, tra cui il famoso teologo Karl Barth. Ecco, questi si muovono su una posizione abbastanza complessa e per tre anni sulla scena agitano che cosa? Agitano la necessità di rivedere a fondo il concetto di ortodossia in forma non dogmatica, cercando di capire appunto quello che è successo nel mondo occidentale e il portato dell'est. È un'esperienza precisa da parte della socialdemocrazia austriaca che quando appunto prende il potere ottiene una serie di vittorie sociali che nessuno aveva ottenuto: la giornata di 8 ore, le ferie retribuite, la tutela di donne e bambini, la previdenza sociale, la previdenza contro disoccupazione e malattie, crea camere del lavoro ma anche i consigli operai, i consigli di fabbrica vengono creati da loro. E Anush a crearli, sotto l'istanza proprio di Max Adler. Questo creerà una discussione infinita, anche una scissione. Adler andrà via, fu buttato fuori, perché continuava appunto a creare polemiche intorno appunto alla funzione dei consigli di fabbrica. Ma Adler ha un altro significato. Ha un altro significato perché, come in parte anche Otto Bauer, non solo perché loro sono pronti a riconoscere la prima volta all'est il proletariato ha conquistato il potere in un grande Stato, ma anche perché creano una situazione di tipo diverso, cioè vedono, se è possibile dire così, una rivitalizzazione del metodo marxiano. Attraverso che cosa? E anche su questo mi scuso se sono così veloce. Attraverso un ripristino della forma Stato. Adler mira a superare la concezione tipica dello Stato quale guardiano notturno, per mettere in evidenza il rapporto alla società civile. E fedele allo schema marxiano dello Stato, Max Adler non elimina ogni forma di costruzione, in quanto la forma Stato che deve scomparire è quella che è poggiata sul dominio di classe,
però essa può essere sostituita da una nuova democrazia sociale. Che cosa significa democrazia sociale? Un processo sociale creativo, democrazia sociale. Ecco come stanno a questo punto insieme kantismo e marxismo, è una forma diversa, è una forma, appunto, potremmo dire, non revisionistica. Significa trasformare il mondo da dominio sugli uomini a ordinaria amministrazione di cose e una compagine comunitaria. Ecco, lui teorizza la comunità. Noi oggi sentiamo dappertutto discutere di comunitarismo, ci sono queste cose belle che fa Roberto Esposito sulla comunità, queste cose qua. Ecco, Adler è il primo marxista a parlare di comunità e forse è il primo in assoluto a riparlare di comunità. E sarebbe interessante riprendere questo tema per discuterlo fortemente. E ho una serie di passi qui per discutere che cos'è comunità, come nasce comunità, il tempo non c'è, me li impedisce. Però questo è fondamentale per capire appunto cosa significa. Comunità è un modo di dire comunismo. Adler, questo è chiarissimo. E significa in sostanza basare sulla volontà della maggioranza, perché appunto il vecchio dilemma, sono in pochi a prendere il potere, come all'estero, o saremo un dominio della maggioranza. Noi abbiamo il dominio della maggioranza in Austria, perciò facciamo queste cose. E questo ci permetterà forse di avere finalmente una comunità. Ecco, non ci stanno problemi, non abbiamo preso il potere in maniera giacobina, non abbiamo preso appunto la volontà della maggioranza. E con questo, quindi scomparsi i conflitti davanti agli interessi, eccetera, eccetera, anche perfino gli uomini religiosi possono convivere. Adler è il primo a riconoscere l'importanza della religione quale liberazione di elementi nuovi, che è lo stesso tipo di liberazione che è forte anche ad altri livelli. Io non credo che la religione scompaia. Bisogna fare in modo che venga liberata dalle catene e appunto essa, come assillo dell'uomo a cose nuove, possa convivere all'interno, la fede religiosa pura, diceva lui, possa convivere tutte le altre percezioni del mondo che c'ha l'uomo. Infatti l'austromarxismo ha sempre evitato dichiarazioni ufficiali di ateismo. Quindi l'emancipazione spirituale, diceva Adler, è imprescindibile l'emancipazione politica ed economica e su questo senso si può quindi giudicare positivamente quello che è accaduto all'Est. Ma ancor più che cosa a me preme, dice Adler? Fare in modo che quando si parla di critica dell'ideologia essa sia inscindibile alla critica della proprietà privata, cioè Adler non è disposto a cedere sul metodo, ecco la polemica, ma invece è pronto a dire che se un metodo marxiano esiste, questo è legato con queste due cose. Dice, è facile dire, come si usa dire appunto in Germania in questo tempo, che è la critica dell'ideologia che rimane il marxismo, quasi un fatto appunto innegativo. No, questo è inscindibile alla ideologia privata. Questo mette in una forma di comunitarismo. E allora, per dirle una battuta, bisogna dare una finalità alla dialettica. Ecco la teleologia che si lega al processo dialettico. Bisogna rimettere in piedi il messianismo del socialismo, ma legandolo al suo processo creativo dialettico. E allora vengo al fatto che dicevo prima. Perché a un certo punto all'interno del vecchio PC è stato discusso di queste cose e poi sono state abbandonate? Si diceva allora, da parte di questi teorici negli anni 70, si diceva che Adler aveva un merito perché in lui c'erano forme di pre-gramscismo. Questo già capite l'ottica corrotta per vedere queste cose. Perché pre-gramscismo? Si apre un discorso enorme di che cos'è la vitalità di Gramsci e cos'è la vitalità di questi altri signori. È un tema estremamente complesso e impegnativo, lo lascio qua. Se ne potrà riparlare, però dico soltanto una battuta questa. Se il tema forte, addirittura in quegli anni si diceva, esiste in Adler una forte teoria dell'egemonia, addirittura questo si è prefigurato, mi sembra estremamente folle se vediamo appunto che l'ideologia è legata all'ideologia privata, si apre tutto un discorso su che cosa è stata questa teoria dell'egemonia appunto nella lettura data in Italia. In quello che viene chiamato l'italo-marxismo, o se vogliamo a un certo punto in quella specie di cosa grossa che è stato il gramscio-togliattismo. Io dico ancora come battuta provocatoria il gramscio-gobbettismo. Ecco, tutti i temi a un certo punto che vengono legati e vengono messi di conseguenza e posti a rapporto con quello che Adler pone sulla scena. Allora si capisce bene che se noi andiamo a analizzare questa situazione quasi fosse un prodromo a qualcosa di compiuto che è stato in Italia e che non è stato all'estero, non è stato in Austria, forse non riusciamo a capire bene questi cosa hanno fatto. Questi teorici del marxismo non sono affatto disposti a vendere la cosa più importante, cioè la struttura. Ecco, questo è il tema forte. Se il Ferding studia Das Finanzkapital, rivede a fondo l'idea del valore del lavoro, significa a un certo punto che quello è il punto forte da cui ripartire. Perché? Perché Bernstein su quello ha attaccato. La forbice è finita.
gli uomini, e cioè appunto non c'è la proletarizzazione crescente, anzi tutt'altro, gli uomini tornano a stare bene, pian piano lo sviluppo lineare riporta in alto. A questo rispondono gli austromarxisti. Gli austromarxisti su questo non sono disposti a cedere su nulla, anzi, addirittura su questo dicono sorgeranno cose diverse. E allora qui sta la chiave della comunità sociale, proprio da parte dal fatto che abbiamo ramificato in tutta la realtà, appunto creato una struttura sul territorio, Vienna la rossa, possiamo affrontare delle situazioni precise, situazioni diverse. Io vado a chiudere perché il tempo stringe, per dire due cose fondamentali, almeno per me, scusandomi se non ho potuto dare tutti gli elementi su cui Adler fonda la comunità sociale, se non avrà forse discutere, posso, eventuali domande, posso dare spiegazioni più precise, appunto di come questo nesso tra kantismo e marxismo viene sulla scena. Ma mi preme dire questo. La terza via, qualcosa di diverso, nasce su un fatto abbastanza importante. Perché? Perché per dirla con una battuta, per una battuta non di un marxista, è di Vittorio De Caprais, che è un personaggio curioso, è il genero di Benedetto Croce. Io in questi giorni ho curato gli atti di un convegno due o tre anni fa su De Caprais, era il genero di Croce, però a un certo punto dico una battuta, mandò a quel paese sia la moglie di Croce, sia il liberalismo. Lui approdò a sinistra, aprì a Lombardi, ai socialisti, alle riforme di struttura. È stato un personaggio curiosissimo, morto solo a 40 anni, manco a 40 anni, di un'intelligenza eccezionale. Però diceva questa frase, che lui diceva forse che aveva preso degli austromarxisti, disse una volta una battuta, e poteva essere vero. Che è però la frase forte che è nella testa di chi pensa una terza via tra est ed ovest. De Caprais voleva dire che una volta fatta la loro rivoluzione, i rivoluzionari non parlano più di rivoluzione, ma di tradizione rivoluzionaria. Capite? A questo punto potremmo dire che Adler, Otto Bauer, ma specialmente Adler, appunto la posizione di sinistra buttata fuori dal Partito Socialdemocratico, quando questo non riesce a reagire di fronte all'avanzare dei clerico-fascisti, ecco, si pongono questo problema. Si pongono che non può essere buttata via così facilmente una tradizione, ma d'altra parte chi appunto all'est ha preso il potere corre il rischio, da quello che loro già allora sentivano, di fare cose diverse. E il timore forte è che un'istanza. L'austromarxismo ha tanti problemi, ha tante aporie, non è esposo in toto quello che loro dicono, capiamoci bene, però è un'istanza fortissima da cui fare i conti, a maggior ragione perché appunto negli anni 70 chi ha tentato di imbrigliarle gli è scappato alle mani, gli è sfuggito tra le mani, non hanno capito chi erano esattamente, cioè mentre loro alla sinistra, cioè mentre un pensatore incredibile come Max Adler, che apre a tutto. Infatti si apre un serrato dibattito sul ruolo dello Stato parlamentare, però questo deve diventare immediatamente una forma di democrazia avanzata, implica la riforma degli apparati statali, coinvolgendo i ceti disponibili ad esserlo, questa è la democrazia, siamo già lì, è già democrazia avanzata, la democrazia, il socialismo integrale, dice Bauer, sì, sto finendo, e Max Adler invece parla appunto di una riconsiderazione di questi elementi. E allora in qualche modo lì si sperimenta una cosa di tipo diverso. Forse non so se a darvi tutta la dimensione di questo senso di unità sociale, però in qualche modo loro non contraddicono quello che un drammaturgo austriaco andato in America in quegli anni diceva. Diceva questa Austria è un piccolo mondo nel quale il grande mondo fa le sue prove. Ma queste grandi prove non furono possibili essere fatte dagli austromarxisti. Voi sapete com'è finita la storia degli austromarxisti. Pian piano, a un certo punto, il partito si spacca. Di fronte agli eventi. A un certo punto però l'ala sinistra tiene duro, resiste. A febbraio 1934 abbiamo una cosa eclatante che noi spesso sottovalutiamo. C'è un'altra comune in Europa dopo quella di Parigi, la comune di Vienna. A febbraio si arroccano lo Schutzbund, l'organismo di difesa dei socialdemocratici, una formazione forte, dura, ecco, guidata da Julius Deutsch, che è stato pure ministro della Repubblica, si scontra con i clerico-fascisti. Addirittura con l'apparato di Stato viene chiuso nella cosiddetta Karl Marx Hof, ancora oggi nella capitale austriaca c'è la Karl Marx Hof, dove ci sono ancora le palle nei muri dei proiettili di allora conservati gelosamente, si può dire così. D'altronde l'Austria, dico per inciso, è l'unico paese che ancora nel suo simbolo la falce e martello, l'aquila spennata, ironica, della Repubblica Austriaca, un'aquila con una testa sola, tutta spennata, ironia contro l'aquila imperiale, stringe nelle zampe una falce e un martello, ma comunque queste erano cose del 19, a un certo punto. Allora cosa accade? Che i fascisti attaccano e distruggono
questo mito di esistenza. La grande prova finisce in un bagno di sangue, la grande comune di Vienna, e appunto finisce tragicamente. Ci sta anche questa pagina del Mondo Operaio internazionale da tenere presente, che non a caso nel 1934 anticipa di poco il bagno di sangue che accadrà in Spagna dal 1936 al 1939, e il resto lo sapete meglio di me. Vi ringrazio.